Eccoci qua, allora presento subito gli ospiti di questa mattina, li ringrazio. Sandro Galantini, storico giuliese, giornalista, Buongiorno. scrittore, chi più ne ha più ne metta. Ciao Sandro, ben ritrovato. E Walter De Buongiorno Bernardinis, a che è un voi. giornalista anche lui, uno scrittore, ma soprattutto che cos'è? È commissario della Guardia d'Onore al Pantheon. Ragazzi, io partirei da qui e farei anche un minuto di raccoglimento per questo, caro Sandro. Facciamola. Cioè, perché io... Ovviamente sono due amici, mi permetto di scherzare. Certo, certo. Walter, però mi ha sempre meravigliato molto questa cosa, poi passeremo subito all'argomento di oggi. Perché l'ho visto intabarrato su Facebook, perché al di là degli scherzi, che non è per niente uno scherzo, fa parte delle guardie d'onore al Pantheon, che è un'istituzione prestigiosa. Sì, Walter, cosa innanzitutto fate? è l'associazione combattentistica più antica che abbiamo in Italia, nata nel 1878 quando morì Vittorio Emanuele II. E i Ed è veterani. vero che è responsabile Sandro di questa... Sandro No, è tra i è responsabili stato di questa comunque follia, colui che mi ha diciamo. presentato, Lo vedi? non è una parola brutta se posso chiamarlo il mio padrino. Vabbè, no, no, in questo caso Quindi no. c'è una vecchia antica amicizia proprio con Sandro e che ci condivide E qui, parecchie cosa fanno le passioni. guardie d'onore al Pantheon? Allora, nel 1878, come dicevo, per onorare il padre della patria, Vittorio Emanuele II, un gruppo di ufficiali delle opposte fazioni, perché ricordiamo, venivamo dalle guerre risorgimentali. Fino alla quarta guerra d'indipendenza, che sarebbe quella che festeggiamo quest'anno, che è il centenario, decisero di onorare questi re al Pantheon di Roma. Quindi chi ha la possibilità, o chi è stato, o chi vuole portare i ragazzi a Roma al Pantheon, Deve sa che chiamare lì uno di voi. trova, Ah, no, 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 li li trova ritrova proprio. lì già presenti e fanno delle guardie durante naturalmente l'apertura. È una sorta di rispetto, di Eccolo onore. qua, ma lo vedi? Questo sì, questo è Questo però è stato all'altare della patria. quest'anno a gennaio, Perché voi imperversate anche all'altare della patria, o no? una volta l'anno Una volta l'anno. Non ridere, Sandro. per ricordare questo. Guardo, guardo. No, no, io mi permetto di scherzare perché mi Però piace lo so, non tanto la serietà del... Ma come nasce questa passione di Walter? Perché è davvero allora. una passione che poi a 360 gradi e gli permette anche di studiare e di trovare anche delle chicche, come il convegno di domani di cui parleremo con la figura di Francesco Paolo Rossi, guardia di città, cioè agente di polizia di qualche anno fa di Lo so, Giulianova. noi Come nasce la prima passione, a Walter? microfoni spenti abbiamo detto il mondo è cambiato, cioè non si può parlare più di confini, i popoli si sono talmente intrecciati tra di loro che sembra parlare di chissà quali secoli. In realtà è passato solo un secolo e mezzo dall'unità Mio nonno è stato a d'Italia. Caporetto, quindi Esatto, sfondiamo una porta Quindi aperta. la mia passione soprattutto è una riconoscenza verso anche i nostri nonni che Certo, hanno certo. combattuto. Ma è un legame proprio alle radici, credo, Esatto, no? io dopo non voglio Fondamentalmente. entrare Nelle se beghe politiche, chi magari. adesso ci sta guardando dice che sia una cosa retro, vecchia, obsoleta. In realtà è ancora viva perché se noi pensiamo che attualmente le nuove generazioni tirano fuori la bandiera dell'Italia soltanto per una partita di Sì. È calcio e per poi, tra virgolette, anche ammazzarsi tra di loro vero. per dei colori. Ecco, Allora, vabbè, siamo partiti quindi. dalla passione di Walter, che è curiosa e comunque complimenti per le tante iniziative che fa. Tra queste, quella del convegno di domani. Il quadro lo costruisce però Sandro Galantini. Domani a Giulianova c'è la commemorazione in ricordo del giuliese Francesco Paolo Rossi e si parla di grande guerra, parlando anche di Francesco Paolo Rossi. Sandro, facciamo il quadro a questo Sì, convegno? facciamolo subito. Intanto mi preme sottolineare, lo dico con una punta di orgoglio, credo legittima, che Giulianova è stata una delle città in Abruzzo che è stata più reattiva nel ricordare, nel sollecitare la memoria in relazione a quella che è stata la Prima Guerra Mondiale. Dobbiamo ringraziare questi centenari, cominciando appunto dal 2015, quindi guerra 15-18, quindi nel 2015, perché questo ci ha sollecitato, dico ci ha, quindi a noi storici, noi operatori dell'informazione storica, ci ha sollecitati a
come dire, tornare a galvanizzare l'attenzione su un periodo della nostra storia, soprattutto qui nei nostri centri, a partire da Teramo capoluogo, Giulianova, Roseto e compagnia cantando, come si suol dire, che invece prima era sostanzialmente poco nota, se non del tutto sconosciuta. Quindi grazie a Dio adesso abbiamo un quadro d'assieme di quello che è accaduto nei nostri territori, perché prima insomma c'erano poche righe dedicate a questo periodo. E dicevo che Giulianova è stata una delle città più recettive, perché già nell'ottobre del 2014, unica città in Abruzzo, Giulianova ha aderito all'iniziativa del turismo lento, del trekking urbano, che era proprio all'insegna della Prima Guerra Mondiale. Quindi c'è stata questa possibilità data a chi partecipava di girare in quelli che erano i luoghi della topografia storica di Giulianova, cioè i luoghi simbolo legati in qualche maniera alla Prima Guerra Mondiale. Poi abbiamo avuto la presentazione di Apruzium, importantissima, l'organo dell'Istituto Abruzzese di Ricerche Storiche di Teramo, una monografia storica dedicata proprio alle vicende della Prima Guerra Mondiale nei nostri territori. Con Walter De Berardinis ho firmato un libro che è una ristampa di uno scrittore giuliese, Francesco Manocchia, quando c'era la guerra, quindi. E poi tante tante altre iniziative, una mezza dozzina, fino ad arrivare un paio di settimane fa, quando ho presentato un piccolo ma bellissimo libro che è Piccolo lapidario della Grande Guerra, con uno spettacolo organizzato dall'associazione CNA, per arrivare al convegno di domani. Quindi torniamo. Dove si tiene il convegno? In Sala Buozzi, a Giulianova Alta. Cominceremo però alle 10 con il raduno, ecco la locandina. Perfetto. Con il raduno in piazza Belvedere, con le associazioni d'arma e combattentistiche, tra le quali le guardie d'onore al Pantheon. Ci sarò anche io col mio mantello. Anche tu sei una guardia. Anche io col mio mantello e le mie medaglie, perché ne ho più di una, quindi sono un uomo medagliato. Quindi mi stai quasi minacciando, a te non scherzare. Attenzione, perché poi l'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore. Ma siete armati? No, no, no. Però è un ente morale sottoposto a vigilanza del Ministero della Difesa. Alcuni, diciamo così, c'è un po' di ignoranza da questo punto di vista, ma inevitabile, perché mica si può sapere tutto del mondo. Bravo, Sandro. Alcuni dicono, ma che se monarchici sono monarchici, perché c'è il simbolo dei Savoia, che è quello che campeggiava al centro del tricolore italiano. Sì. Cioè il tricolore italiano, quando i nostri andavano a combattere sul cazzo. È quello che abbiamo visto sul mantello di Walter. Esattamente, prima. È quello, ma non è il simbolo dei monarchici, quello è il simbolo che campeggiava nella originaria bandiera italiana all'indomani dell'Unità d'Italia. Quindi non è possibile fare la proprietà transitiva, no, Sandro porta quello, è un monarca. No, assolutamente. Tanto più, ripeto, che l'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore al Pantheon, che ha come presidenti sempre dalla sua storia degli ufficiali generali in congedo delle forze armate, quindi abbiamo avuto prima l'ammiraglio Coco, adesso c'è il capitano di vascello Ugo D'Atri, che è stato comandante tra l'altro della direzione marittima della Guardia Costiera di Pescara, quindi sono dei militari. Sì. È un ente morale sottoposto al Ministero della Difesa. Io addirittura sono stato insignito al titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, quindi è chiaro che non può essere, no, quella. Però, insomma, c'è chi. Ma anche io. Questa è una manifestazione. Questa è l'ultima di Roma, di gennaio. Questo è gennaio. E sono tutte guardie d'onore al Pantheon. Sì, in, ne siamo oltre 3.000. Oltre 3.000. In tutta l'Italia, ovviamente. In tutta Italia, ma anche all'estero. Va bene, quindi alle 10 ci sarete. Alle 10 c'è questa riunione sul Belvedere, poi c'è scortati, diciamo così, dalle note della fanfara dei bersaglieri, arriveremo in Sala Buozzi, e lì ci sarà lo scoprimento della targa dedicata a questo poliziotto appartenente al corpo, poliziotto come si chiamava, giuliese, sì, sì, poliziotto giuliese, come si chiamava allora, Corpo delle Guardie di Città, era il nome che aveva assunto la pubblica sicurezza e che avrebbe ripreso successivamente dopo il 1919, sarebbe tornata a essere pubblica sicurezza, quindi l'attuale Polizia di Stato. Ecco, qui vediamo le divise del Corpo delle Guardie di città a Roma, perché Roma poi aveva uno statuto speciale, diciamo così. Quindi queste erano divise delle Guardie di città di Roma. Sì, di Roma, però sostanzialmente il modello è quello, che belle divise molto eleganti, che poi ricordano la foggia dell'alta uniforme dell'attuale Polizia di Stato. Noi li vediamo quando, soprattutto gli appartenenti al reparto a cavallo, che è il reparto organico più antico della Polizia di Stato, perché
erede dei militi a cavallo di Garibaldi, quindi insomma, ecco, tante cose sulla polizia che non si sapevano, grazie a questo convegno di domani si saprà. Ecco, qual è il trade union? È questo Francesco Paolo Rossi, che nasce a Giulianova, viene trasferito poi a Verona. Tra l'altro Verona era una città importante per una summa di ragioni. Intanto a Verona è la città di origine di un famoso questore che avrebbe avuto un ruolo importantissimo nelle operazioni anche contro la mafia in Sicilia successivamente, ai tempi del prefetto Mori. Quindi è una città che è stata incubatrice di grandi figure di poliziotti. Bene. Ma soprattutto durante la Prima Guerra Mondiale Verona era un centro nevralgico, perché aveva i vecchi stabilimenti militari austriaci, due stazioni da quali partivano i convogli per il rifornimento del fronte orientale, c'erano anche delle strutture di supporto all'esercito, e quindi lì il ruolo della polizia è molto importante, perché la polizia non aveva solamente la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, ma svolgeva anche penetranti controlli antispionaggio, cioè l'intelligence sostanzialmente nasce in questo periodo qui. E non deve far strano il fatto che c'era un ufficio speciale proprio, antisabotaggio e antispionaggio, incardinato all'interno dello Stato Maggiore della Difesa, che era diretto dalla polizia, che sarebbe poi l'antesignana del SISDE, sì, diciamo così, sì, che adesso ha cambiato poi nome, quindi adesso è Servizio Sicurezza Repubblica. Quindi questo convegno ci permette, da un lato, di ricostruire le vicende che coinvolgono Giulianova durante la Prima Guerra, ed è una cronaca anche abbastanza triste, slabbrata. Tra l'altro si comincia nell'ottobre del 1915 con un intervento di una guardia di città presente a Giulianova. Quindi a Giulianova nel 15 c'era un presidio di polizia, perché c'era la stazione ferroviaria, si stava lavorando alla costruzione del porto nel 1913. E quello è rimasto, la polizia ferroviaria. La polizia ferroviaria è rimasta, cioè abbiamo anche la stradale, sì, è un po'. E che cosa succede? Succede che questa guardia di città a un certo punto interviene, c'è un cavallo che porta delle masserizie con un carro. Oggi ci fa quasi ridere questo, però immaginiamo che tragedia poteva essere un cavallo che imbizzarrito, che passa in mezzo alla gente e li sfracchia, come si dice in dialetto, no? Cioè, che non è bello, diciamo. Non è bello per niente, soprattutto perché è sfracchiato, diciamo. Quindi. E allora lui che cosa fa? Si interpone, quindi ci voleva veramente molto coraggio, si interpone, riesce a bloccare il cavallo e quindi a salvare veramente, cioè, sia era persone, un mezzo, insomma, che andava, che e meriterà per questo una medaglia di bronzo al valor civile. Non solo, ma la Fondazione Carnegie, che esiste tuttora e c'ha l'ufficio all'interno del Ministero dell'Interno, gli darà, cosa che non guasta, anche du sul daril, perché, no, perché i loro stipendi non erano molto elevati, dobbiamo dire, all'epoca. Come è stato scoperto Francesco Paolo Rossi? Perché credo, ovviamente, è esistito, quindi chi della famiglia lo conosceva, però non era conosciuto per niente. Vedi? Quindi il merito è tutto di Walter. Tutto, Sandro? Di Walter, assolutamente di Walter. Sì. Sono le ricerche che fa Walter. Dal 2014, l'inizio del centenario, anche se per l'Italia era il 2015, a livello europeo si sono iniziati tutti questi festeggiamenti per ricordare la fine, comunque l'inizio della grande guerra. Come ricordava prima Sandro, con la ristampa di Quando c'era la guerra di Francesco Manocchia, ho iniziato, diciamo, questo percorso ad appassionarmi proprio. Però anche se, come ho detto prima, io ho avuto da parte dei nonni materni e paterni, i nonni comunque in guerra, anche nella Seconda Guerra Mondiale ho avuto gli zii, compreso mio padre, che ha partecipato. E magari avevi già sentito i racconti dei tuoi nonni? Certo, e dentro casa quello che è successo a molti di noi, sì, 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 io ho un vasto archivio di documenti e foto che Sandro ogni tanto saccheggia per le sue pubblicazioni, come un sorcio proprio. Perché è una cosa, insomma, a cui tengo. No, allora dicevo che io durante queste ricerche, già nel, diciamo, 2-3 anni fa avevo scoperto questa guardia di città. Ti sei imbattuto naturalmente nelle guardie di città o proprio in lui, in Francesco Paolo Rossi? In Francesco Paolo Rossi, nelle guardie di città. Perché io ho voluto fare ho curato questo evento? Per un semplice motivo, perché si parla degli alpini,
della Guardia di Finanza nella Grande Guerra, naturalmente della fanteria, ma dell'artiglieria, ma poco, poco, anzi quasi niente della polizia. Quindi il motivo che mi ha insomma appassionato di più è stato proprio questo. Sabato noi ricordiamo la polizia proprio su questa cosa, e Paolo Rossi è il collante, però io volevo far passare il messaggio che anche la polizia ha dato il suo contributo per un semplice fatto: non esiste soltanto il fronte contro gli austro-ungarici, ma esiste anche un fronte interno. Quindi far capire attraverso anche questi diciamo storici come Sandro e Giulio Quintavalli, io qui ho il suo libro, sì, da sbirro e investigatore, che dopo nel pomeriggio lo presenteremo. Beh, domani pomeriggio. Domani pomeriggio alla libreria Mondadori di Giulianova. Vogliamo raccontare che cosa succedeva nel fronte interno, quindi tutte le attività che diceva anche Sandro, controspionaggio, spionaggio e naturalmente attività antisovversiva. Quindi Francesco Paolo Rossi è un poliziotto giuliese. Giuliese, come diceva Sandro, nato nel 1879, sì, a Giulianova, da il papà che era originario di Campobasso e la mamma di Larino. Tant'è che il convegno è patrocinato dalla città di Campobasso e dalla città di Verona, perché dopo lui... poi lui è andato a Verona, non è tornato lui, più. Lui diventa guardia di città nel distretto di Teramo, successivamente si trasferisce a Roma dove fa servizio un anno e poi gli 11 anni successivi arriva a Verona dove conosce sua moglie Adalgisa Carteri, si sposa, non avranno figli, ecco perché ad oggi non sono riuscito a trovare la sua foto, però non demordo lo so. Perché nell'atto di matrimonio, dopo non so se la regia riesce a mandare quei fogli che ho lasciato, nell'atto di matrimonio, un testimone si firma Carteri ed è di professione agente di pubblica sicurezza, quindi è possibile che la moglie l'ha incontrata, l'ha conosciuta tramite... Sono questi documenti. Questo per esempio è il foglio matricolare dove per i telespettatori i cerchi rossi sono le diciture di corpo guardie di città. Mm-hmm. Ecco. Dopo ho trovato pure una... Ecco, questa è l'unico documento, proprio la sua firma. Sì. Lui si firmava Rossi Francesco, ma addirittura l'anagrafe è registrato Francesco Paolo, tutto attaccato. Addirittura. Ecco. E niente, dopo lui a Verona purtroppo, sempre dalle cronache locali dell'Arena, quindi un collega nostro dell'epoca, sì, trascrive pochi giorni prima della morte di Francesco il picco massimo della Spagnola. Come voi sapete, alla fine della guerra qualcuno, gli storici dicono che la portarono addirittura gli americani, questa Spagnola. Sì, che fece una strage. Esatto, fece una strage, sì, e la sfortuna volle che Francesco si ammalò proprio durante la settimana del picco massimo, tant'è che l'Arena di Verona, naturalmente siamo andati a vedere i giornali dell'epoca, sì, e quindi ringrazio anche i colleghi di Verona che hanno messo a disposizione di tutti, sì, questi preziosi documenti, la pubblica sicurezza, quindi a questo punto ritorniamo sul discorso della polizia, intervenne pesantemente con la chiusura di, sempre in collaborazione con l'allora comune di Verona, la chiusura di tutti gli esercizi pubblici. Lui adesso non sappiamo se era in servizio effettivo davanti a qualche caserma, qualche guarnigione, fatto sta che morirà in un campo d'ospedale militare 212 di Verona. E nell'invito che hai tu tra le, sì, mani, io c'è la biografia proprio, siccome qui sono un po' particolare, mi piace un po' insomma scrivere un po' di più di quello che a qualcuno può sembrare una sciocchezza. Ho scritto anche gli orari della morte e ho scritto anche le anche vie, l'orario della, quindi, nascita. Chi si troverà a Verona, perché il sottoscritto a novembre, dopo se riuscirò a portare Sandro, a novembre io sarò ospite a Verona perché ci sarà un'importante fiera. Ottimo. Filatelica dove si ricorda la prima guerra mondiale. Allora, abbiamo presentato così en passant, intanto questo libro verrà presentato domani, sì, pomeriggio, ma dobbiamo ricordare prima... Adesso.
di andare via. Quest'altro libro, perché a Giulianova adesso c'è la festa della Madonna dello Splendore, ne dobbiamo parlare, ma tra un po' arriviamo. Sandro, andiamo a leggere due messaggi, intanto mi dice Gianluca che sono arrivati e poi parleremo del libro sulla Madonna dello Splendore. Sandro, uomo dalle mille virtù, affascinante nella sua oratoria, non sapete però che anche un buon interprete di Ivan Graziani. Buongiorno Gabriele Sturba. Sandro, ma quelle piadine? Tante domande, tante, ma io... Gabriele, buongiorno. Intanto hai detto una bugia, buon interprete. Io amo tantissimo Ivan Graziani. Lo so. Io lo amo tanto, 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 ma sono stonato come una campana. Ivan Graziani invece aveva una voce che con un'estensione mostruosa, per cui Gabriele ogni tanto, abbiamo festeggiato anche i suoi 50 anni, mi sono permesso, ho osato andare al karaoke, ma aspetta. Qual hai contratto di Ivan Graziani? Io amo solo una canzone, ne amo tutte, una in particolare, Lugano addio. Lugano addio. No, 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 no. Perché poi c'è un passaggio che è vero, perché io poi parla della spiaggia. Sì, lì è ambientato a Giulianova, le reti al mare. Sì. E me lo disse lui, me lo confermò, perché io lo vedevo, io ho studiato a Urbino e me lo vedevo spessissimo. Sì, Urbino, perché lui abitava, insomma, poi ha studiato l'Accademia di Belle Arti, ci ha fatto. Quindi un giorno ci incontrammo. Lui, tra l'altro, aveva organizzato un convegno. Tutto questo cosa c'entra con il rock and roll? Questo era il titolo del convegno. Io lo avvicinai e disse: tra me, va qua, qua ti do giglie, si chiede invece lui. E incominciamo a parlare. E quindi, Gabriele, le piadine, aspetto anche il prosciutto, quello buono, Gabriele Sturba. Bravo, questo messaggio di servizio, Gabriele. Diciamo. Ecco. Io ce l'ho sotto lo studio, quindi lo vedo ogni giorno. Gabriele. Allora. Sta marcato. Diciamo. Lo presente, Gabriele, non si scappa. Senti, l'altro messaggio, scusami Gianluca. Buongiorno, volevo salutare gli amici Walter, Sandro e Rino. Ma noi salutiamo pure. Fatevi raccontare da Sandro le sue poesie natalizie o pasquali che invia ogni anno per gli auguri con la sua voce. E io le ricevo. Lo sa, io le ricevo. Lui lo sa. Allora, spieghiamo per chi non sa. Di norma Natale e Pasqua, senza voler criticare nessuno, però ci si limita. Cioè, tanti auguri, oppure addirittura adesso con WhatsApp si mandano le cose già preconfezionate. Sì, delle foto. Allora, io invece che cosa faccio? Lui interpreta. Io elaboro, se non ce l'ho la prendo da altri, ben inteso. Io ce l'ho qui perché non le cancello, le potrei anche far sentire. Facciamola sentire. No, vabbè. Una mia bella poesia, bella spero, scelgo un tema musicale in sottofondo e le leggo. E mando così questi auguri molto personalizzati, diciamo così, a chiunque stavo cercando. Sì, stavo cercando. Mi scamusciando, ma no. Allora, però non voglio perdere tempo. Tanto grazie per i saluti, non sappiamo chi è l'amico. Non sappiamo, però evidentemente si manifesti. Conosce, però probabilmente sa che gli arriva anche a lui. Sì, lo sa. Allora c'è la festa della Madonna dello Splendore anche a Giulianova. Qui, insomma, diciamo la verità. Che è il 21, giusto? Già è cominciata tutta una serie di... Il clou è il 22 di aprile. Assolutamente il 22 di aprile. Quindi è domenica. Coincide con la domenica. E c'è una tradizione bella, sono ormai 37 anni che in occasione della festa della Madonna dello Splendore viene pubblicato questa che tutti chiamano erroneamente rivista, ma che in realtà è un annuario. Sì. Qual è la differenza? La differenza è che è una specie di libro, una pubblicazione, che è un appuntamento fisso per tutti gli studiosi, ma anche per i poeti, per gli scrittori d'arte, di letteratura. Si danno tutti convegni e molto spesso sono contributi che vengono anche da fuori. Io ricordo sempre i bei contributi di Giovanni di Giannatale, scomparso purtroppo, o del nostro amico Francesco Tentarelli, a cui abbiamo voluto dedicare quest'anno la sezione dedicata ai 90 anni. Scomparsi entrambi prematuramente, sì, sia Giannatale che Tentarelli. Purtroppo sì. C'è una sezione speciale quest'anno nell'annuario dedicata a Vincenzo Bindi, perché ricorrono i 90 anni dalla sua scomparsa, e poi tanti contributi. Ma io dico questo, che davvero... ma non lo faccio per vanteria generica, ma per un dato obiettivo che dobbiamo dire. Cioè, non solo è una delle feste, la Madonna dello Splendore, più antica di tutto Abruzzo e che ancora è longeva, cioè, più nel antica senso, di tutto Abruzzo, sì, perché noi abbiamo testimonianze di questo culto da dati archivistici almeno dal 1520-1522.
cioè c'era già un culto che si celebrava a Giulianova dedicato alla Madonna dello Splendore. Quindi, se tanto mi dà tanto, sono passati 500 certo. anni, cioè questo. E poi c'è questa bella tradizione dell'annuario, per cui una gran parte dei giuliesi attende, e dobbiamo ringraziare sempre il presidente del comitato festeggiamenti, Luigi Martinelli, e il suo staff, perché è molto difficile organizzare la festa, tanto più che adesso ci sono le misure di sicurezza che intervengono, sì, infatti, e sono intervenute per le manifestazioni, insomma bisogna fare il piano di sicurezza, sì, estintori, sì. aumentano i costi enormemente. E a Giulianova c'è lo sport della lamentazione, ma questo avviene a Giulianova forse un po' di più, perché il giuliese tende si lamenta di ogni cosa, gli va bene mai niente, però quando poi arrivano a testimonianze da fuori Giulianova, che dice: ma perché vi lamentate, perché avete questo, allora forse ci accorgiamo che noi possiamo godere di tante belle cose che molto spesso altri non hanno. Però abbiamo questa tristissima tradizione: al giuliese non gli va bene mai niente, riporta alla mente quelle pubblicità degli anni 70, quella famiglia che andava nel negozio, che non gli ma voi siete proprio incontentabili, sempre. E quella dice sempre, bravo. Ecco, quello era De Gigli probabilmente. E quindi e invece ecco, possiamo adunare tante belle cose, tra cui ripeto la festa della Madonna dello Splendore, va dato a merito al comitato, insomma si fanno veramente un mazzo, come si suol dire nel, tra e gli garantiscono accademici, e garantiscono anche l'uscita di questa bella pubblicazione, La Madonna lo Splendore. L'invito è venire questa sera ore 18:30 nella cripta della chiesa di San Flaviano, quando ci sarà la presentazione, peraltro preceduta un'ora prima dalla premiazione dei ragazzi del liceo che hanno partecipato a High Lab Story, che è una story, lo dico proprio così, che è stato un progetto per l'elaborazione tridimensionale dei monumenti del centro storico di Giulianova. Quindi facciamo tante belle ricordiamo cose che la cripta di San Flaviano, il Duomo di Giulianova, è a Giulianova Alta, per chi non fosse di Giulianova. Quello con la cupola, che è bellissima, tra l'altro. Che precede cronologicamente quella di San Pietro a Roma. Una cupola arditissima, tu che sei architetto. Sì, della Giulianova rinascimentale. Certo, non è Santa Maria del Fiore, però, insomma. Però no, è una cupola. Non è che se ne vedono tante. Arditissima, tirata proprio su. È bella, è bella. Io Rino, Walter, vai. Se mi permette, sì. Sandro. Siamo già fuori tempo massimo, ma no, volevamo... lei ha licenza comunque... di uccidere, poi una guardia del padre. Sandro, no, ci tenevamo a dire che la rivista è curata da Cinzia Falini, bravo. La responsabile della biblioteca Piccola Opera Caritas di Giulianova, con la collaborazione di Sergio Diodoro, che è stato uno dei padri fondatori della rivista, insieme a Pierino Santomo e a Mario Orsini, che adesso per altri motivi non sono più nella rivista. Però è giusto ricordare. Però veramente noi li ringraziamo, perché noi appassionati, noi ricercatori, noi storici rompiamo anche le scatole a questi poveretti che curano questa rivista. Ma voi le rompete a prescindere, non come storici. Veramente un riconoscimento grato, perché anche nell'editing, insomma, nella rivisezione delle... Sì, è vero. Allora, c'è un messaggio, poi andremo a eccolo. Cari amici Sandro e Walter, speriamo solo di non ricordare un derby Teramo Giglio l'anno prossimo. Abbraccio a tutti. Sì, perché è vero che il Giulianova è risalito in Serie D. Giustamente questo dice non ricordiamocelo l'anno prossimo, perché significherebbe che il Teramo sono molto noi ci auguriamo ignorante. Da Teramani che il Giulianova possa salire fino alla Serie C, così rifacciamo il derby in Serie C, giusto Walter? Mi Ma sembra io lo più spero, corretto. Lo spero, comunque tira fuori anche perché un è inutile po' di... a dire l'unico derby in Abruzzo è quello. Noi possiamo pazziare, ma il derby vero è quello. Noi abbiamo firmato insieme un libro sulla storia del calcio giuliese. Quanto è notorio che a me il pallone mi piace. Vabbè, però, quindi forse l'unico giuliese che non sa nuotare e gli piace il pallone. Probabilmente è l'unico. Che è grave. È gravissimo. È gravissimo. Pietro. Due grandi. Pietro Serrani, quella Pietro S sta per Serrani, sì, forse? Forse. Eh? È una S sibillina, diciamo. Sibillina. Va bene, grazie, allora ragazzi, grazie. Ci dobbiamo salutare purtroppo, perché con voi potremmo riempire palinsesti interi. Ma tornerete. Va bene. E non è una minaccia. Torneranno. Vabbè, Sandro ci viene a trovare spesso, ma anche Walter dovrà farlo. Allora, vogliamo ricordare il programma. Domani mattina si comincia alle 10.
presso il Belvedere di Giulianova Alta o Giulianova Paese, come si diceva una volta, senza offesa per nessuno, ma si diceva così, ma Giulianova Alta va benissimo, ci mancherebbe. Poi alle 10.15 parte il corteo con la fanfara dei bersaglieri e si dirigeranno tutti quanti, loro vestiti con i mantelli delle guardie d'onore del Pantheon, si dirigeranno presso Piazza Buozzi, che è lì vicino, e andranno in Sala Buozzi, dove ci sarà il convegno, i saluti istituzionali del sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro, di Carmela Di Giovanna Antonio, direttrice dell'Archivio di Stato di Teramo, di Luigi Martinelli, che è il presidente del Comitato della Festa della Madonna dello Splendore, esatto, e di Enrico De Simone, che è il questore di Teramo, perché insomma si ricorda, ci onora, come dice, un suo, tra virgolette, poliziotto della loro presenza. Poi Giuliano ha un rapporto, devo dire, veramente privilegiato quest'anno con la polizia, la festa l'abbiamo si è fatta tenuta lì. A Giulianova, infatti. E poi c'è il convegno Giulianova e la polizia. Nella Grande Guerra interverranno Walter De Berardinis, che illustrerà la figura di Francesco Paolo Rossi, Sandro Galantini, il tema è Giulianova nella Grande Guerra, e poi Giulio Quintavalli, storico autore, che parlerà della polizia dall'Italia liberale alla Grande Guerra. E l'autore, infine, di questo libro. Bene, Gabriele Barcaroli, direttore dell'Istituto Investigativo Gamma Investigazioni, sull'investigazione nell'era moderna. Questo è il convegno in programma domattina. Nel pomeriggio la presentazione di quel libro lì, mentre stasera alle 18.30 presentazione a San Flaviano dell'annuario La Madonna dello Splendore. Io vi abbraccio e addirittura vi bacio e vi ringrazio. Ah, l'inno nazionale, l'amico di prima è l'inno nazionale, grande, l'amico di prima di detto prima, detto il formichiere, sì. Estenderei un velo pietoso, sì sì, diciamo così, diciamo così, l'inno. Caro Linus, non te ne avere a male. Ma credo che non sia un brutto... No, il formichiere, anche se io preferisco il furetto, perché ti lo vede poi con le malcavate, ha un'energia che io gli invidio tanto. Grande Linus, grande cuoco. È bravo. Ma so che voi imperversate si spesso. Si segna con... Mangenin dal Lino. No. C'ha le mani d'oro, sa fatite, che poi mi fermo qua. Bravo. Grazie a Sandro Galantini, a Walter De Berardinis per essere stati con noi. Gli appuntamenti li abbiamo ricordati. Non perdete il Di Prima Mattina di domani con Alessandro Di Emidio e Diego Di Felice Antonio. Noi, se lo vorrete, ci rivedremo venerdì prossimo. Grazie a Gianluca Regia. Arrivederci.